שלום לכם כל עברי, עוד שמיץ השם, סביר מסכת, בבא קמא, דף כ"ה, ונציאה מדל המשנה, אלפים דף כ"ד עמוד ב'. שכל המזיק ברשות הניזה, כיצד? כולל דין, די מונטורו, כדניג'ו, נל הפרופיטה, דל דניג'אטו, נגח, זה אינקורנו, אופורי נגף, אופורי ספינצה, כמו פרבי קורפו, ונשך, אומורסי, oppure ravaz, oppure si accovacciori sopra degli utensili, oppure bat, oppure diede un calcio, bishut rabbim shalim chazinezek, bishut anizak, bir strada paga metà danno, però nella proprietà del danneggiato c'è una machloket, rabbi telefono mer nezek shalem, paga il danno intero, mentre i chachamim omrim chazinezek, metà danno. Amale rabbi telefono, disse loro rabbi telefono, ומה מקום שהקל על השן ולרגל? ברשות הרבים, שהוא פטור, החמיר עליהן כאון קו החומר. נלווגו כללג'ה כאפיומיטר ריגוארדו השן ורגל נל הפרוטה פוליקה, שהוא פטור כאזנטה. פירו, החמיר עליהן ברשות הנזק, אפיו ריגורוזו nella proprietà privata per il danno di pagare le Shalem, Nezek Shalem, il danno intero, però adesso dice Kava Homer, ma come si chvira la Keren, Bishut Rabim, Shalem Chatzin Nezek, e Nodin, Shalem Chvira Lav, Bishut Nizak, Shalem Nezek Shalem. Siccome la legge di un toro che incorna, che è più rigorosa, la legge più rigorosa, poiché se danneggiò Bishut Rabim per strada e pagare metà danno, perciò è più rigoroso di Shem Veregel, che non deve pagare nulla Bishut Rabim, e perciò indubbiamente ha maggior ragione che nella proprietà del danneggiato deve pagare Nezek Shalem, il danno intero. Amrulo, dissero i saggi, no, c'è una legge chiamata Dayo, è soprannominata così. Dayo, è sufficiente la bambina di Neotke Nidon, che ciò che deriviamo non può essere più rigoroso di ciò che è derivato. E perciò, ma ha vissuto Rabim, così come ha vissuto Rabim, paga metà danno, ha vissuto Nisak, cioè, deve pagare Chazinese metà danno. A Marlaem rispose loro Rabbi Trafon, lo Afanir lo Adun Kermi Keren, che non deriverò da Keren, ma bensì Ani Adon Keren mi regel, lo deriverò da regel. Umam kom shei kel la shen ve la regel, Bishut Rabim echmir be Keren, bimakom shei echmir la shen ve la regel, Bishut Anizak ke nodin shei nachmir be Keren. Cioè, nel caso di Keren, Bishut Rabim, che il din è più rigoroso perché paga metà danno, e nel caso di Shem Veregel, che Bishut Rabim non paga nulla, allora Bishut Anizak nella proprietà privata e Nodin Shenachmir Bekeren, che dobbiamo essere più rigorosi con Keren, che deve pagare il danno intero nella proprietà privata, poiché Shem Veregel pagano il danno intero in proprietà privata. Amrulo, risposero i saggi, Dayo la bavina din liot ke nedon, ma ha Bishut Rabim chazi nezek, ha Bishut Anizak chazi nezek. Però siccome c'è questa regola di Dayo, che non si può sorpassare e dedurre da ciò più di ciò che la cosa che insegna, dalla quale si deduce, perciò rimane chazi nezek. Dice ma la Rabbi Trafon, lette Dayo, che ma la Rabbi Trafon non è anche d'accordo che c'è questa regola di Dayo, che non bisogna sorpassare la cosa alla quale viene derivato lo studio, va Dayo Doraita, ma questo din di Dayo è mina Torah, poiché detagna mi ha studiato una verità, mi din kavachomer kezad, che abbiamo c'è il din kavachomer la Torah, va yom Hashem e Moshe, va via yorok yorok bifanea, aloti karem shivat yamim, nel caso di Miriam, che fu riproverata da Hashem, perciò dice la Torah, se fosse stato il padre a rimproverarla,
indubbiamente dovrebbe essere sequestrata, scusi, segregata per 7 giorni. Cavo Homer Ashkenah, a maggior ragione che fu rimproverata da Hashem, che dovrebbe essere segregata al Balsayom per 14 giorni. E la Dayala Bamina Dim Yokinidon, però non si può derivare più di ciò che dice la Torah stessa. Perciò non può essere punita più di quello che c'è scritto, il minimo di 7 giorni. Adesso la questione è, come l'ha chiesto Rabbi Trafon, come può dire che non c'è il Dayo? Vediamo il Dayo nella Torah stessa. Risponde la Gemara che l'etle Dayo, nel caso di Rabbi Trafon, lui non ammette il caso di Dayo. Echa de mifrech kavachomer, quando il kavachomer viene obliterato completamente. Però echa de lo mifrech kavachomer, itlei Dayo. Però se il din di kavachomer, la regola che viene dedotta a kavachomer, non viene obliterata, allora lui è d'accordo che c'è questa regola, che viene applicata la regola di Dayo. Però Hatam, lì nel caso di Miriam, Shiv'ad e Shechinah, lo attive, ma non c'è scritto chiaramente nella Torah che deve essere, che Hashem, se sarebbe stata rimproverata, che fu rimproverata da Hashem, comunque non c'è scritto chiaramente quanto doveva essere segregata. Perciò Atta Kavachomer, Aete Arbesar. E comunque abbiamo dedotto che dovrebbe essere segregata per 14 giorni, perciò Atta Dayo va per Shiva o che Shiva. Perciò si utilizza questa regola di Dayo che non si deduce più di quello che c'è scritto chiaramente di 7 giorni, perciò rimane il din di 7 giorni. Avalacha, però qui nel caso di Keren Bishuta Nizak, Chetzin c'è scritto metà danno nella Torah. E ci scrive esplicitamente, perciò Atta Kavachomer Vati Chatzinese Kachrina. Perciò viene un altro, si può dedurre il Kavachomer per dedurre un altro din di un altro tipo di danno nella proprietà privata per mezzo del Kavachomer. E perciò deduciamo da metà danno diventa una sana esenzione, diventa un danno intero. Però Idarshat Dayo Ifrach Kavachomer, però se applichiamo questa regola di Dayo, allora il Kavachomer verrebbe obliterato completamente e perciò non lo applichiamo. Spiega Amara de Rabbanan che loro sono l'opinione che si dice Dayo anche nel caso che il Kavachomer viene obliterato completamente. Loro risponderebbero a Rabbi Trafon che anche nel caso della Torah, nel caso di Miriam, e Shiva de Shechinah attive, veramente c'è scritto i 7 giorni di Shechinah, c'è scritto nella Torah, poi c'è scritto Tisager Shiva Tevim, che deve essere rinchiusa per 7 giorni, perché c'è scritto un altro verso, c'è scritto questo Tisager Shiva Tevim. Vediamo che non c'è, la Torah non distingue tra il caso della Shechinah e del caso che una persona fu rimproverata da un individuo. Poi perciò da Kav Homer avremmo imparato solo che dovrebbe, avremmo detto che dovrebbe essere rinchiusa per 14 giorni. Ma la ragione per la quale non diciamo così e poiché che in fin dei conti deduciamo questa regola, utilizziamo questo principio di Dayo e perciò limitiamo 7 giorni. Gravitar fond. Lui come spiegherebbe ciò che dicono Chachamim? Ahu Tisager, questo verso di Tisager Shvatimim, questo Darshinan Dayohu. E questo è necessario per insegnare questa regola di Dayo. Ma non viene a insegnare che deve essere rinchiusa per 7 giorni.
poiché se lo impariamo da Kalva Homer, perciò il verso è veramente superfluo in questo caso, non è necessario. Derabanan, loro cosa rispondono alla Vitrafon, che in fin dei conti lo deriviamo da Kalva Homer, non è necessario il verso. Loro dicono che deduciamo, utilizziamo Dayo, e perciò Miriam fu rinchiusa solo per 7 giorni. Però c'è un altro verso ancora che dice Vatisager Miriam, e c'è scritto Vatisager Miriam Chusamachane Shivatayamim, e perciò c'è ancora un verso per insegnarci ciò. E perciò questo verso che dice Vatisager Shivatayamim, che per insegnare che deve essere rinchiusa per 7 giorni, e perciò diremo che in questo caso deve essere rinchiusa sia se fosse stata riprovata dal padre o anche dalla Shekhinah. Vera Vitrafon, cosa deduce lui? Perché c'è scritto anche ancora questo verso in più, Vatisager Miriam, cosa non ci fate me. Lui direbbe che Ahu, quel verso che abbiamo appena menzionato, Vatisager Miriam, cosa non ci fate me, da filo be'alma darshinan dayo, avremmo dedotto che in tutti i casi avremmo dedotto che bisogna usare questa regola di dayo. Velo tomar hacha, che diciamo che tutto che fu rinchiusa mishum kodosh Moshe, che fu rinchiusa solo 7 giorni, solo per onore di Moshe, per aver pietà di lei. Avalve alma, però normalmente non avremmo detto così, non avremmo detto il din di Dayo. Kamashmalan, che in tutti i casi diciamo il caso di questa regola di Dayo. Perciò vediamo che non c'è una dimostrazione minatora che deve essere rinchiusa per il fatto che fu rimproverata da Hashem, e che applichiamo il Kal Vachomer dal padre. E perciò il Kal Vachomer non è distrutto completamente, e perciò solo in questo caso diciamo Dayo. Però se diciamo Dayo nel caso della Mishnah, allora il Kal Vachomer sarebbe cancellato completamente, non verrebbe considerato. E perciò diciamo Dayo anche quando c'è un Kal Vachomer secondo i saggi. Il Kal Vachomer, anche se il Kal Vachomer viene distrutto completamente, anche diciamo Dayo. E perciò anche nel caso della Mishnah diciamo Dayo. Chi è Gemara? Amalera papa le abaye, va haitana de lo darish Dayo, va pagav de lo mifich Kal Vachomer. Ma c'è un tale, adesso la Gemara porterà, Rav Papa porterà una baraita che dimostra che c'è un Tanà che dice che benché il Kal Vachomer non viene annullato completamente, tuttavia lui non deriva e non utilizza Dayo. E abbiamo studiato una baraita di Tanya, che deve esaminare, dove sappiamo che sperma di un gonoroico rende impuro qualcosa, una persona, qualcosa, un oggetto, che un'utensile che lui tocca. Poiché non c'è scritto nella Torah chiaramente che il suo sperma rende impuro, solo c'è scritto e solo il suo penso che si dice il suo flusso o il suo liquido di fluido di gonorrea che causa impurità, ma non il suo sperma. Perciò da dove sappiamo che ciò rende impuro? Secondo Gemara, vedino è un Kal Vachomer, Mataor Betahor, che è lo sputo di una persona pura,
che quando sputa, che lo sputo è puro, però se la persona è tamè, betamè, se il suo, la persona è impura, è come per esempio il zav, il gonoroico, e perciò il suo sputo è impuro, a maggior ragione è che il suo sperma, che è impuro nel caso di una persona pura, una persona normale, che dalla quale fuoriesce sperma, anche è, questo sperma è impuro, e no din shiyet tameh b'tameh, a maggior ragione è che lo sperma che fuoriesce da un zav, da un gonoroico, che anche è impuro. E Vekamaitila, il Tanà deduce il Kal Vachomer per insegnare il caso di lo sperma di un tamè, di un zav che è tamè, bene magà, bene masà, sia per il caso che vi è un contatto fisico, questo è magà, è un contatto fisico, e sia per masà, sia se non vi è un contatto fisico, però una persona lo porta, diciamo un contenitore che viene reso impuro anche se lo porta, come per esempio lo sputo di un zav, che da ciò deduciamo che il fatto di portare è anche rende impuro. E perciò adesso chiede la Gemara, cioè la Papa che chiede a Abaye, va mai ne mahani kalvachomer e magà vani daiola poche masà, perché non, se applichiamo questo kalvachomer, perché non diciamo daio? E che perciò che non renda impuro per mezzo di massà. Se utilizziamo questo principio di Dayo per limitare che renda impuro solo per mezzo di magà, ma non per mezzo di massà. E adesso continua Rav Papa e dice che vechita ima, se vogliamo dire che le magalo itzichka vachomer dello gara mi gavra taor, perciò dice ma anche no itzik sarka da sachamina mi crea nativ mi she kirio goremlo e sa ze she in kirio goremlo era davar acher goremlo, ciò che mashmano, cioè dice se volessimo rispondere che anche nella verità che non è necessario kavachomer, poiché è evidente che lo sperma di un zav trasmette impurità per mezzo di contatto fisico, poiché non è peggiore del caso di una persona pura, che anche il suo sperma rende impuro, come abbiamo visto. E perciò il Tanà non menzionò qui Dayo, poiché se l'avesse menzionato il Kal Vachomer sarebbe stato obliterato. Ma in realtà bisogna imparare questo din dal Kal Vachomer, poiché avremmo potuto pensare che riguarda questo tipo di impurità. Siccome la Torah dice polluzione notturna, dice parola, l'espressione Mikre Laila, che vuol dire una polluzione notturna, e da ciò si può dedurre che ciò si riferisce solo riguardo alla persona alla quale l'impurità è causata dalla polluzione, ma non per un'altra ragione. Perciò bisogna escludere il caso del Zav, riguardo al quale la sua impurità è causata da un'altra ragione, e cioè da Ziva. Perciò il Kal Vachomer ci viene a insegnare che la polluzione causa il Zav di essere impuro per mezzo di Magà e sia per mezzo di Massà. E perciò non utilizza Dayo, poiché se lo utilizzasse non renderebbe impuro di mezzo di Massà, ma solo per mezzo di Magà. Ciò dimostra che questo Tanà non utilizza Dayo. Rispondeva Mara, mi di. Ci fosse scritto Velodavar Kher, c'è scritto forse Mikrela Velodavar Kher, cioè abbiamo detto che dal verso Mikrelaila si deduce solo l'impurità di una persona che era pura e non dell'impurità del Zav. Perciò chiede la Gemara, ma si può forse dire che Mikrelaila significa solo questo caso e non include anche il caso dell'impurità del Zav? La risposta evidente è che lo include, e perciò se diremo che utilizza Migo, allora il Kal Vachomer sarebbe completamente annullato,
Perciò il Tanà non utilizzò Omicron, perciò lui la pensa come Rabbi Tarfon. Yagmara, Uman Tanà de Shamat Lei, Damar, Shechvazera Shezam, Etamai Masa. Ma questo Tanà, che vogliamo dire, che il Tanà della Braità, che vuol dire che Shechvazera Shezam, Etamai, Bemagà naturalmente anche Memasa, non può essere né Rabbi Lazar né Rabbi Yoshua. Ditnan, perché abbiamo studiato che Shechvazera Shezam, Etamai Magà, Bemetamai Masa, divrei Rabbi Ezer. Rabbi Omer, Av Bemetamai Masa, lefi Shechvazera, Brot Sitzuke Ziva. E non è né Rabbi Lazar, Rabbi Ezer, poiché Rabbi Ezer dice che Shechvazera Shezam, Etamai Magà, Bemetamai Masa. E qui la Braita dice che Mitamei Masa e non può essere Rabbi Yeshua, perché Rabbi Yeshua dice benché Mitamei Masa è vero che Mitamei Masa, però la ragione è perché contiene delle gocce di Ziva, e perciò vuol dire che questa è la ragione che contiene Ziva, ma non perché è causa di Keri, cioè di sperma, ma è benché è il Ziva che causa l'impurità. Perciò dice Mara, Halavachilo, perciò se non fosse questa ragione, allora non renderebbe lo sperma di un Zav impuro a causa di Massà, per il fatto che lo porta. E adesso spiega la Gemara che perciò non sono questi due Tanaim, perciò deve essere Ela Haitanau, è un altro Tanà di un'altra Mishnah, perché di noi abbiamo studiato la Mishnah. Precedentemente menzionò i casi delle cose che causano impurità solo per mezzo di contatto. Adesso questa Mishnah che la Gemara porta adesso qui menziona, elenca alcuni casi di cose che causano impurità anche per causa di Massà, di fatto che lo porta. Perciò dice, le malamen, cioè che l'impurità è maggiore a causa di impurità causata per mezzo di massa, per il fatto che viene portato, votiamo da Zovoshezav, e lo scolo del Zav, Verocò, e il sosputo, il Shechvazzarò, e il suo sperma, Umemera Glav, e la sua urina di un Zav, Vedamani da, e tutti questi mettiamo in Bemagà Bemassà. Chiagmarà, Vedilma Hanami, forse la ragione qui è, come ha detto la Yeshua, le fisci Yefshar Blot Sitzchezivah, perché non ci sono, e non è possibile che ci sia impurità e a questo sperma di Zav, perché non è possibile che non ci siano anche in esso alcune gocce di Ziva, di scolo. Perciò risponde ancora che imken gidne gavezovo, allora dovrebbe dovuto insegnare questo caso riguardo ai casi che vengono menzionati ai dinim di Zav e non a questi dinim qui riguardo a questa Mishnah che viene dove il suo contesto è diverso. Perciò dice, ma Mishnah de Ketani la Gaberoko, e la ragione è perché viene insegnato riguardo al caso assieme alle leggi del Rok, dello sputo. E perciò, e la Mishnah dati Meroko, perciò bisogna dire che lo sperma di un Zav rende anche impuro per il fatto di Massà per averlo portato. Per il Kavachomer dedotto dal Rok, dallo sputo del Zav. E perciò è scritto adiacentemente a esso. E perciò questo deve essere il Tanà. Chiede Gemara, Amale Ravacha Medifti de Ravina, Veha Itana lo Darish Dayo, Vafalgav de lo Mafri Kavachomer. Adesso lui porta una braità che può dimostrare che il Tanà di questa braità che sta per menzionare non è dell'opinione che si utilizza il principio di Dayo anche nel caso che non oblitera il Kavachomer,
E perciò forse la Vitalfone è la stessa opinione come questo Tanà, che non utilizza Dayo, anche se non cancella il cavolo di Tanya, ma Paz, una stuoia, Bemet Minay, da dove sappiamo che può diventare impura per impurità di tenda del morto. C'è da sapere che quando si dice impurità di tenda di morto, non si intende proprio solo una tenda, può essere anche un palazzo di calcestruzzo. È un'espressione generale perché la Torah menziona tenda, ma non vuol dire tenda, qualsiasi casa o edificio con stesso lino. Perciò, da dove sappiamo che questa stuoia può diventare impura, si è resa impura per impurità di morto, se si trova dove c'è la stessa tenda di morto? Vedi, no, veramente è un kalohomer, poiché Umar Pachamitani Shetteor in Benzav Mittam Evemet, poiché dei vasetti che hanno l'apertura troppo stretta per la quale il Zav non potrebbe ficcare il proprio dito dentro, che sono resi, che rimangono puri, poiché sono troppo piccoli per essere resi impuri, poiché un vasetto, un vaso di terracotta, e qui si parla di terracotta, di argilla, di ceramica, qualsiasi prodotto di questo tipo, non può essere reso impuro dall'esterno, dal contatto con impurità esternamente, solo se l'impurità entra nello spazio aereo di questo vaso, vasetto. Però, siccome è reso impuro nel caso che si trovi nella tenda del morto, perciò Kalvachomer che Mappatsh Mittame, qui si dice Mittame, non Metame, che è reso impuro se stesso dal fatto che un Zav ci si siede sopra o si corica sopra di esso, e non è Shittame Vemet, a maggior ragione che deve essere reso impuro per impurità di morto. Vekamaitila, e il Tanà deduce questo Kalvachomer come gli altri utensili che sono resi impuri per impurità di morto, bene tumat ere o bene tumat shiva, sia se è reso impuro fino alla sera, che può essere reso puro, e sia per impurità di morto che dura 7 giorni. Così come utensili e come indumenti che sono resi impuri per impurità di morto, non solo contatto, ma anche si trovano nella stessa stanza, che sono resi impuri per impurità di morto. E l'impurità di Erev si sono resi impuri per mezzo di un contatto con un morto che si purificò nel Mikveh. E chi è morale? Mai? E ma anni cavalcomer tu mate ere, vani daio la fuke tu maciva. Perché non diciamo che anche se c'è questo cavalcomer, diciamo, introduciamo e utilizziamo il principio di daio, e diciamo che il massimo dell'impurità può essere solo tu mate ere, fino che si purifica fino alla sera, e non l'impurità di 7 giorni. Perciò vediamo che questo Tanà è l'opinione che anche se non oblitera il Kalvachomer, non utilizza il principio di Dayo. Rispondo Gemara, Amalei rispose Ravina, Kvar Ramani Alei Rav Nachman Bar Zecharia Abaye, Gamalei Abaye, che chiese questa stessa domanda a Rav Nachman Bar Zecharia Abaye, Abaye gli rispose che questo Tanà mi mappas bisheretz maitila, che lui lo deriva dall'impurità di Sheretz, di un rettile, di 8 rettili menzionati dalla Torah, e non dall'impurità del morto. Che lo deriva dall'impurità che il Zav viene reso, lo rende impuro.
Vale chiamare, questo è ciò che dice l'intenzione del Tanà, della verità. Ma paz, Beshel Sinai, dove sappiamo che una stuoia che è resa impura per mezzo di un rettile, poiché non è né un cli, né un utensile e né un indumento, vedeno un caro Homer, un mapache che tenesce torri in Bezzav, in Besheretz, i piccoli dei vasetti che rimangono puri anche se il Zav li tocca, comunque sono resi impuri Besheretz di un rettile che entra dentro essi. Maggior ragione che Mapat Shetameh Bezav e Nodin Shetameh Besheretz, a maggior ragione che una stuoia che è resa impura per mezzo di un Zav che ci si siede sopra o si corica sopra di esso, a maggior ragione che è resa impura per mezzo di un rettile. Ma l'impurità di rettile è solo fino alla sera e non per 7 giorni. E qui non c'è il migo, perciò non c'è una prova che ciò che Ravacha Medifti voleva dire. Chi Agmarà era Mapaz Bemet Minayin, dove sappiamo che un Mapaz, una stuoia, può essere resa impura più in purità di morto? E risponde Agmarà, Nemar Beged Or Besheretz, Nemar Beged Or Bemet, Ma Beged Or Yamur Besheretz Mapaz Tamevo, a Beged Or Tamebe Amur Bemet Mapaz Tamebo. Lo deriviamo da, come c'è scritto Beged Or sia nel rettile che sia nel morto, riguarda il morto. Perciò, così come una stuoia è impura a causa di un rettile, ugualmente se fu reso impuro per impurità di morto, e anche questo viene dedotto da Kalo Homer, può essere, e questa Dirashava può essere ampliata per insegnare che non si può applicare Din e il Din rimane così, che Mapaz, che questa stuoia che è resa impura per mezzo di morto, che è resa impura per 7 giorni. E perciò non si può derivare questo, non si può utilizzare Dayo, poiché c'è una Xerata Ketuv, poiché la Torah dice questa è la legge, perciò non si può cambiare e dire qui diciamo Dayo, perciò non si può dire Dayo in questo caso. E dice Agmar adesso che questo Din, questo verso che è scritto riguardo a Beged Or e Mufne è libero per derivare da esso. Dillo a Mufne, perché se non fosse libero, i calmifrach male sherez sheken metamei kadasha, tomave mece non metamei kadasha e la vekizait. Dobbiamo dire che possiamo utilizzare questa Zerashava poiché il verso è libero per insegnare, poiché normalmente non avremmo potuto derivare da questo verso e dal caso di Sherez, poiché Sherez è più rigoroso di Tmeh Met, poiché Sherez rende impuro per un volume più piccolo di Tmeh Met, poiché rende impuro per un volume tanto piccolo come Kadasha, come una lenticchia, mentre invece l'impurità di morto rende impuro solo se vi è il minimo volume di un'oliva. E l'ayaf noi mufne, è veramente questo verso che menziona Beged Or, indumento o pelle o cuoio riguardo a Sherez è veramente superfluo e perciò si può dedurre poiché Mikdi Sherez Itkash Shevazera. E infatti il din di Sherez è paragonato al din di sperma, dichtiv o ish asher tezei mimeno shechvatzera, v'samachev c'è scritto vicino a quel verso o ish asher igga v'chol sherez. Perciò vediamo che l'impurità di sherez è paragonata all'impurità di sperma, poiché
וכתיב שכבת זרע בכל בג ובכל אור אשר יהיה עליו שכבת זרע. וכיוז מה מתאמי הדר כאוני קוססי אינדומנטו או קוויו וראקונטצו לקואלה וראקונטטו קון ספרמה ורזו אימפורו דבר סרה רזו אימפורו פינו לסרה אלו פודיצ'ו פוסרה אימרסו למקווה וצ'ו וידיאמו כבגד ואור לכתב רחמנה בשרס למה לי וכל הג'ון אינג'סרי פוסטוורסו בגד ואור פויקי אינוטילה סופרפלו אלא שממנה אלף נוי פרינסניאר אימפטי סופרפלו e per insegnare questo dinzi che si lasciava riguardo a una suoia per impurità di morto. Chiacmarà, vaccate mufne raccontate, veramente l'espressione Begedor è superflua, sono in Sherez, ma non nel verso nel quale è menzionato il met, il morto, poiché e adesso anicha il mandemar mufne mitadechad lemedin, siccome c'è una disputa riguardo a ciò se si può dedurre da un verso che solo un lato una parte che è paragonata che è superflua, e in questo caso ben mishivin, e questa deduzione non è confutata, e perciò shapir, perciò possiamo dedurlo. Era il mandemar il medino Mishivin, però secondo c'è un'altra opinione che se c'è solo le due parti che vengono comparate, che sono solo una parte è superflua e l'altra no, c'è un'opinione che non si può dedurre, e perciò le medine si può dedurre ma può essere confutata. Ma è che la mema, come si può spiegare e come si può dedurre e derivare da Sherez, perché Sherez è più rigoroso perché rende impuro con un volume molto più piccolo di Intmemet, perché Beakadasha e non con Schizait. Perciò ma è che la mema, come si può spiegare? Secondo Gmara, Demet Nami Afnui Mufni, veramente l'impurità di Met invece sì è superflua, e non come abbiamo capito prima, poiché mik di met it kashe shivazera, poiché l'impurità di morto è paragonata a shivazera, e così verongev chol tmei nefesh o ish asher tizeh mishivazera, perciò vediamo che l'impurità di morto è paragonata allo sperma, uchtev shivazera vechol beged vechol or sheyalav shivazera mikubal zmai mitamedare. E perciò Beged ve od kavrach manah bemet lamadi, per quella ragione è necessaria questa espressione di Beged e Or che è scritta riguardo a Tmemet, perciò si può dedurre da ciò shmamina e lafnuye mufne mishentadim, perciò possiamo derivare che infatti è superflua e perciò si può dedurre da ciò e non si può confutare. Chiede come la anche non andiamo a mar don mina vuki betra e la non andiamo a mar don mina umina mai cremema. Chiede come la ci sono due opinioni quando si deduce un caso come questo che riguarda la stuoia che diventi impura per impurità di morto. La questione è se rimane con la stessa legge di ciò che viene dedotto dall'origine, cioè di Tuma Ceret, che rende impuro solo fino alla sera, oppure diciamo che la legge è secondo ciò che è la conclusione, che è siccome diventa Tumat Met, riceve impurità di Met, perciò riceve l'impurità di 7 giorni e non fino alla sera come Ceret. Questa è la questione. Perciò dice Don Mina Veuki Beatra, deduci da esso e che rimanga nel suo posto così come la sorgente, la fonte di ciò che abbiamo dedotto, e cioè di Tuma Ceret, che fino alla sera, oppure secondo un'altra opinione è la Madamar Domina Omina, che devi dedurre da ciò che viene dedotto
completamente, che l'impurità di morto che rimane l'impurità per 7 giorni. Ma Rava dice, spiega Rava, che la spiegazione, la risposta è Amar Kra, vikibastem bigdechem bayom ha-shvi'i, e dopo dice utartem v'achato vola machane, che siccome dice la Torah esplicitamente che l'impurità dura per 7 giorni, perciò tzme'ot she'atem metamin v'met lo yipchutim m'shiva, non possono essere nemmeno 7 giorni, l'impurità di morto è solo 7 giorni. Perché questa è una Gzerat HaKetuv, è un decreto biblico e non si può alterare. E perciò non è qui questione se deduciamo e impariamo la legge dei Sheret o impariamo Tumat Met, perché la Torah dice esplicitamente la legge. E perciò la mascana è che secondo Chachamim si applica la regola di Dayo in tutti i casi, secondo Rabbi Tarfon si applica solo se il Kal Vachomer non viene distrutto, ma se viene distrutto allora non si applica questa regola, questo principio di Dayo, e la mascana è che non vi è nessun Tanà, non abbiamo trovato nessun Tanà che utilizza Dayo nel caso che distrugge il Kavahomer, perciò non c'è un tale caso che non utilizza Dayo, perciò sempre utilizza Dayo, o secondo l'opinione di Chachamim o secondo l'opinione di Rabbi Tarfon. Terminiamo qui e grazie per l'ascolto e che Hashem vi benedica.